Ta-da! Ciao ragazzi, adesso vi leggerò la storia di Nonno Celso. Celso era un asino talmente vecchio che dal suo recinto vedeva un grande baobab. E questo cosa c'entra con la sua età? C'entra, e come? Perché quell'albero non sarebbe mai diventato così grande se Celso lo avesse mangiato tantissimi anni prima, quando lui era un tenero arbusto e Celso un giovane asinello. Una sera il vecchio asino aprì un occhio e si guardò attorno. «Nonno, perché apri un occhio solo?» chiese Martina. «Perché alla mia età ho bisogno di dormire», rispose sorridendo Celso. «Con questo dormo ancora un po'», aggiunse indicando l'occhio chiuso, ma allo stesso tempo osservo il tramonto, concluse strizzando l'occhio aperto. Martina sorrise perplessa, con il dubbio che il nonno la stesse prendendo in giro. Celso annusò l'aria, guardando l'orizzonte. L'occhio buono gli brillò, aprì anche l'altro, si alzò, prima sulle ginocchia e poi allungandosi per intero. A fatica fece un passo, senza distogliere lo sguardo da un punto lontano che pareva vedesse solo lui. Si fermò, raccolse le forze, cominciò a camminare prendendo velocità. Dopo 3 passi le zampe si staccarono dal terreno e Celso saltò la robusta staccionata del recinto. «Vado al mare!» urlò con un sorriso a 37, a 3 denti. Perché gli altri erano ormai soltanto un lontano ricordo. Wow! Esclamò Martina nel vederlo saltare così in alto. Poi lo stupore si trasformò in curiosità. E che cos'è il mare? Chiese alle capre, che erano rimaste a bocca aperta. Mè! Nessuno di noi ha mai visto il mare! Belarono in coro impaurite. E allora, perché tremate? Chiese l'asinella, osservando le loro zampe magre. «Tra noi e il mare c'è la savana!» sussurrarono abbassando il capo. «E nessuno è mai tornato per raccontare quello che ha visto!» A Martina venne un nodo alla gola. Corse verso la staccionata e spinse il muso tra i pali di legno, in tempo per scorgere il nonno che si allontanava sempre di più. «Oh, santa savana del Botswana!» «Proteggilo tu!» balbettò una capra. «Oh, santa palude di Soweto! Fallo tornare indietro!» aggiunse un'altra, ben sapendo che un leone e un ghepardo si contendevano il territorio tra il loro recinto e il mare. L'asinella guardò le capre tremanti, con la certezza che nessuna di loro sarebbe mai corsa incontro in aiuto del nonno. Si voltò di nuovo verso il tramonto, ma ormai del nonno non restava più nemmeno l'ombra. Intanto Celso fischiettava felice. Passando accanto al baobab, aveva notato un germoglio, sorrise, pensando che anche quel vecchio albero era diventato nonno. Poi raggiunse un branco di gnu che gli indicarono la direzione del mare. «Grazie, grazie mille!» rispose Celso, senza immaginarsi che gli gnu lo avevano indirizzato verso il leone. «Ah, un asino di nome di fatto!» sghignazzarono tra di loro, sollevati, perché quel giorno non avrebbero dovuto guardarsi dalla belva. Infatti Celso si era fermato a brucare proprio a pochi passi dal leone che stava acquattato tra le armate. «Un vecchio asino!» sussurrò la belva. «Meglio sarebbe stato un tenero asinello!» rifletté leccandosi i baffi. Ma erano giorni che non riusciva a mettere nulla sotto i denti e quel pasto caduto dal cielo gli sarebbe bastato. Il leone tese i muscoli, pronto a sferrare l'attacco, quando si sentì battere delicatamente sulla coscia. Si voltò e vide un giovane asinello. «Buongiorno, signor Leone!» salutò Martina, che era gentile con tutti.
Ciao, bocconcino, esultò la belva, stupita da tanta fortuna. Poi si lanciò sull'asinella, sfoderando degli artigli che parevano lame d'acciaio. Martina non tentò nemmeno di scappare. Accidenti, che muscoli potenti, che fisico bestiale, disse con calma, quando ormai il leone stava per ghermirla. Davvero? Rispose lusingato il leone, gonfiando i bicipiti. Certo, rispose Martina. Peccato che... Che sei stupido come un asino, rispose tranquillamente Martina. Il leone la guardò sbalordito. Poi la rabbia iniziò a montargli in corpo. Allora l'asinella giunse, indicando la savana. O almeno così sostiene il ghepardo. Cosa? Sbraitò il leone. Ma come si permetteva quel micione troppo cresciuto? Il ghepardo gli avrebbe fatto ingoiare ogni macchia della pelliccia. Gli avrebbe fatto leccare un porcospino. Insomma, il leone corse alla ricerca del ghepardo, immaginandosi le più terribili punizioni che gli avrebbe inflitto. Intanto Celso trotterellava felice in direzione del mare. Martina lo osservò senza farsi vedere, perché il nonno le aveva proibito di uscire dal recinto. Poco dopo anche il ghepardo vide Celso da lontano. Fantastico, pensò il felino, leccandosi i baffi. Quel giorno non avrebbe dovuto nemmeno sforzarsi più di quel tanto. Si alzò e seguì in silenzio il vecchio asino, pronto a fare un piccolo scatto appena questi si fosse accorto della sua presenza. Anche lei, silenziosa come una piuma, raggiunse il ghepardo e gli tirò delicatamente la coda. Il felino si voltò infastidito. Chi disturba la mia caccia? Ma subito cambiò espressione quando vide di fronte a sé un tenero asinello dai morbidi cosciotti. Ciao, prosciuttino! Esultò, avvicinandosi di scatto. Martina lo guardò negli occhi senza paura, perché quando si vuole salvare un nonno, la paura la si dimentica dentro il recinto. Non si dimenticano però le buone maniere, e allora porse al predatore sale, pepe e un po' di rosmarino. Il ghepardo non credeva ai propri occhi e con un balzo felino si fiondò su quel bocconcino. Wow, che classe, che stile, sospirò Martina un attimo prima di essere addentata. Sono fiera di venir mangiata dall'animale più elegante della savana. Effettivamente, si inorgoglì il ghepardo. Peccato che sei stupido come un asino. O almeno così dice, aggiunse Martina, abbassando lo sguardo. Chi lo dice? Sibilò il ghepardo, con gli occhi fuori dalle orbite. Ecco, sussurrò timidamente l'asinella, sbirciando il nonno, che continuava il suo viaggio, ignaro di tutto quello che stava capitando alle sue spalle. Ecco, lo dice il leone. Al ghepardo si rizzò il pelo dalla rabbia e Martina ne approfittò. Ah, dimenticavo, aggiunse con un largo sorriso. Il leone dice anche che sei stupido come un asino, ma anche testardo come un mulo, ottuso come un somaro. E ho sentito abbastanza, sibilò il ghepardo, tappandole la bocca. Mai nessuno lo aveva insultato in quella maniera, senza subire la giusta punizione. Al leone avrebbe disegnato delle banane sulle chiappe per fargliele mordere dei babbuini, gli avrebbe cosparso la criniera con un milione di pidocchi, gli avrebbe... Insomma, il ghepardo corse alla ricerca del leone, immaginando anche lui di sottoporlo alle più terribili punizioni.
Martina guardò il ghepardo sparire tra le sterpaglie e, soddisfatta del proprio lavoro, tornò a casa, sicura che il nonno avrebbe potuto coronare il suo sogno. Ormai il sole era tramontato e calò la notte ad avvolgere la savana. La mattina seguente Martina corse ad aspettare il nonno, ma di Celso non c'era nemmeno una traccia. Aspettò un'ora, immobile. All'orizzonte si vedeva solo la savana, selvaggia, come mai l'aveva vista in vita sua. Nessuno è mai tornato per raccontare com'è il mare, sospirò una capra. Martina aspettò ancora, ma niente, del nonno non c'era nemmeno l'ombra. Il suo cuore cominciò a rallentare e una piccola lacrima le rigò il muso. Martina guardò un'ultima volta verso l'orizzonte. Qualcosa si muoveva. Strizzò gli occhi e vide un puntino grigio e peloso che si avvicinava. Il suo cuore cominciò a battere rapido. Era il nonno che stava arrivando con un sorriso stampato sulla faccia. Celso si fermò a riposarsi dietro il grande baobab perché aveva fatto un lungo viaggio e lui non era più un giovanotto. Voleva prendere un po' di fresco e non si rese conto che due sagome si avvicinavano velocemente, una da destra e l'altra da sinistra del grande albero. Le capre erano immobili come statue di sale, ma il loro pelo si rizzò quando il leone mostrò i muscoli prima di fiondarsi dietro il baobab. E le capre si afflosciarono come mozzarelle quando il ghepardo sfoderò gli artigli prima di sparire anche lui dietro il grande albero. Un urlo squarciò il silenzio. Asino della malora! Ruggì il leone. Somaro d'un somaro! Gridò il ghepardo. Le capre sussultarono, pensando che i predatori avessero scovato Celso. Poi chiusero gli occhi, aspettandosi da un momento all'altro l'urlo terrorizzato dell'asino. Ma con grande stupore udirono soltanto un gioioso «Opla!» quando Celso saltò il leone e il ghepardo, talmente occupati ad azzuffarsi tra loro che non lo avevano nemmeno visto. L'asino aveva spiccato il volo, come sempre accade quando si realizzano i propri sogni. O almeno si era staccato da terra per qualche secondo. Ma era stato sufficiente per scavalcare quei due tonti che lottavano tra di loro. «Allora, com'è il mare?» chiese Martina abbracciando il nonno. «Magnifico!» rispose Celso. «Ho persino incontrato un leone e un ghepardo!» Le capre nemmeno aprirono bocca, perché solo a sentire nominare le due belve avevano perso almeno 10 chili. Ma tutte si chiesero come avesse fatto Celso a raggiungere il mare e a tornare a casa senza nemmeno un graffio. «Wow! Che nonno coraggioso!» disse invece Martina, fingendosi stupita. «Adesso ti racconto com'è il mare!» Martina drizzò le orecchie e si accoccolò accanto al nonno. Le storie le piacevano molto, ma quella sera si addormentò quasi subito perché era un po' stanca. Nonno Celso la osservò con tenerezza ed ebbe la netta sensazione che Martina conoscesse già alcune parti di quell'avventura. «Buonanotte, stellina!» le disse baciandole le lunghe orecchie. «Domani ti racconto il finale».